Sindaco, è stata una grande festa di Sant'Angelo, quella che è stata qui a maggio. Questa sera si sta esibendo Angelo Famao, un grande pubblico. Grazie per averla definita una grande festa. Noi licatesi siamo devoti del nostro santo patrono e cerchiamo sempre di celebrarlo al meglio, unendo le due funzioni, quella celebrativa, quindi di vocazione, di rispetto, di affetto, di dedizione nei confronti del nostro santo patrono, e quello che il fatto religioso porta tantissima gente a Licata. Tradizionalmente noi organizziamo la fiera di Sant'Angelo delle feste di maggio ed l'abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo introdotto una serie di novità, l'obbligo del gazebo per dare ordine, per dare compostezza, per allargare gli spazi fruibili da parte dei visitatori, e questo ha dato risultati positivi, unitamente al fatto che abbiamo fatto il divieto di poter lasciare nell'area mercatale qualsiasi mezzo, quindi i mezzi sono stati parcheggiati fuori dall'area mercatale e quindi i visitatori avevano grandi spazi per potersi muovere. Fatto che inizialmente non è stato tanto apprezzato dai fieristi, ma che poi hanno visto il vantaggio avuto e hanno sostenuto l'iniziativa dell'amministrazione. Ed è grazie ai fieristi e alla collaborazione che abbiamo avuto che la festa quest'anno realmente ha dato grande soddisfazione a tutti, innanzitutto a loro, perché noi dobbiamo ringraziarli per essere venuti a Licata e grazie a quello che loro hanno pagato noi abbiamo potuto organizzare la festa. Quindi le 5 serate che ci sono state, l'illuminazione, i fuochi d'artificio, sono tutti fatti, concretizzati grazie all'utilizzo delle somme che i fieristi hanno pagato. Quindi oggi è una grande festa di popolo, la gente si sta divertendo. Famao è un cantante che stiamo vedendo, è amato dal popolo. È amato tantissimo perché ho visto ragazzi di tutte le ragazze, signore e signori di tutte le età che si stanno divertendo a ballare ed è questa gioia che vogliamo. Vogliamo una città allegra, accogliente, disponibile, aperta al turismo che possa consentire e far passare l'idea che a Licata si sta bene, che Licata è una città accogliente, è una città turistica, perché il nostro obiettivo primario è quello di vivere e far vivere il territorio utilizzando tutti gli elementi che la natura ci ha dato. E sicuramente gli elementi che abbiamo hanno una grande vocazione turistica e noi dobbiamo realizzarle.